La foresta di Animula, un tratto di territorio pressoché inesplorato sulla pista degli antichi obelischi che speravamo ci portassero ai mar. Viaggiavamo su un vecchio carro trainato da muli che avevamo comprato da un minatore e ci sentivamo come dei pionieri. Il panorama che ci circondava era desolato e spettrale. Ad un tratto il panorama cambiò, come se ci fosse una precisa linea di demarcazione che dividesse la desolazione dalla bellezza di una foresta. Mamma, guarda lì! È una foresta. È incredibile. Sembra irreale questo posto. È la foschia che lo rende così strano. Guardate là, c'è un gufo. Fermati. Guarda com'è conciato male. Io credo che non possa volare. Forse ha un'ala rotta. Ora lo guardo. Allora, come sta? Fortunatamente non ha niente di rotto, però è in uno stato pietoso. Oh, stai attenta a non fargli del male. Beh, a volte bisogna far del male. Per aiutare qualcuno. Oh. Sì, mamma, lo so, ma lui non farlo. È talmente bello. Tutte queste belle pinne sono state fatte per volare. Io credo che si debba provare una gioia molto grande nel librarsi in aria. Nel volare, insomma. A me non piacciono i gufi. Ricordi quello possum che si intrufolò nel tuo sacco a pelo? Eh? Chiamano Pyrocoreas, significa cattura del fuoco. Beh, comunque si chiamino, mi spaventano. Vorrei che finisse. È finito. Il gufo è volato via. È impossibile, era mezzo morto prima. Una cosa del genere non l'ho mai vista. Non ci posso credere.
bene, la strada è finita. Davvero strano. La nostra solita fortuna. Senti, dover far girare due muli in mezzo alla strada non sarà certo una cosa facile, quindi calmi e buoni e risparmiatevi qualsiasi commento, ok? Su, muovetevi. Hanno paura. Siete dei trasgressori. Avete violato la mia terra. Non lo sapevamo. Ci perdoni. Ma lei chi è? Il re degli alberi e il signore degli animali. Questo è il mio dominio. Non vogliamo farle del male. Siamo dei viaggiatori. E stavamo anche tornando indietro. Io sono Vorago. Tutto ciò che vedete nel mio dominio mi obbedisce. Anche il cielo! Senta, se lei è il re degli alberi, allora dica loro di aprirsi così ce ne andiamo di qui. Non vogliamo altro. Vi lascerò vivere e andar via. Ma lei deve restare. Mi dispiace. Noi siamo una famiglia, viaggiamo insieme. Non si muova. No! Papà! Non è morto, è addormentato. Prendetelo e andatevene. Ma lei deve restare con me o vi ucciderò. Allora ci uccida, perché senza di lei non andiamo via. Non ti farò del male, ma devi obbedire. Se li ami, digli di fare come ho detto. Non possono lottare contro di me. Morirebbero senz'altro. Per favore. Ci lasci insieme. Non posso. Fate come ho detto. Portate via vostro padre e cercate aiuto per lui. Mamma, non puoi restare qui. Mamma. Andate via. Su, andate. Prima che sia troppo tardi. Tieni. Ritorneremo. Lo prometto. Come sta? Il suo battito è regolare, respira bene. Ma non riesco a svegliarlo, santo cielo, Trace, che devo fare? Fra poco sarà buio. Thank you.
Ferma. Non voglio entrare. È buio. Sì, hai ragione. Come ho fatto a dimenticare? I nostri occhi non sono gli stessi. Osservato nella foresta. Hai avuto misericordia per una delle mie creature, la prova della tua bellezza. Perché mi ha portato qui? Per farti vivere nell'eternità. Io posso vedere il cuore di ogni cosa. È un dono che porta con sé grande dolore. Io ti ho vista come sei. Avvolta nella bellezza. Ora, guardami. C'è una capanna. Forse c'è qualcuno che può aiutarci. Fermi. Ehi. C'è qualcuno? Non c'è nessuno. Portiamolo dietro. Mettiamolo lì. Smith, prendi qualcosa per coprirlo. E vedi se trovi della legna per il fuoco. Trace, cerca dell'acqua. Gli farò degli impacchi freddi sulla fronte. Ma ci servirà aiuto. Non credo avremo fortuna in questo. Questa capanna è la sola per miglia e miglia. È tutto livido. E chissà come starà mamma. Tornerò là domani mattina. Voi resterete qui. Io la ritroverò. Salve. La casa è sua? Voi chi siete? Signore, nostro padre sta male. Per questo noi siamo entrati qui. Per favore, lei può aiutarci se vuole. Nostra madre è stata presa da quell'essere che ha stordito nostro padre. Io mi chiamo Gina. Loro sono i miei fratelli, Trace e Smith. Qual è il suo nome? Io mi chiamo Aiken. Può aiutarlo? No, solo il tempo può farlo. Domani andrò a cercare mia madre. Lei potrebbe darmi un'arma. E non troveresti che la morte. La bestia di cui parlate si chiama Vorago. Segui il sentiero delle stelle. Traccia i passi che guidano al mattino. Tocca le pietre dell'oscurità e delle galassie che si scontrano. Nella dimora dell'eternità, il mio cuore intero si apre per te. La tua camera da letto. È una stanza viva. Le ho ordinato di soddisfare tutti i tuoi bisogni, di rispondere prima che ti chiami, di tenerti al sicuro. Aspetta!
stare nella prigione. Mamma! Mamma, dove sei? Gina! Mamma, dove sei? Finalmente! È vostra papà, madre? Non è con noi. Perché mi ha portata qui? Queste creature e il mio mondo non possono amarmi nel modo in cui io amo. E io sono solo. È per questo che sono qui, per farle compagnia, per volerle bene. Non si può costringere una persona a farlo. Forse col tempo... Mai. Il mio cuore sarà sempre con la mia famiglia. Non capisce che finché sarò qui contro la mia volontà, lei sarà sempre sola. Guarda. Guarda cosa ho preparato per te. Uova di un falcone dorato. Pane di erba selvatica e acqua di neve sciolta. Lei non mangia. Non voglio che tu mi veda mai mangiare. Io non sono un uomo. E che cos'è? Non lo so. Un uomo, un animale, tutto e niente. Quello che è stato prima è stato solo un sogno. Io cammino in un incubo tra due mondi. Ma il ghiaccio non ha devastato il mio cuore. Tu non mi credi, vero? No. È difficile crederle. Lei mi sta tenendo prigioniera. Ma l'amore giustifica ogni cosa. Non importa quel che faccio se il mio cuore è pieno di amore. Lei sa che cos'è l'amore. Ma perché inventa se stesso questi miti? Miti? Bugie. Guardi che cosa ha fatto alla mia famiglia. Lei non è umano. Lei è malvagio. Non ti lascerò andar via. Strano che dei civili come voi siano in possesso di un'arma dei pattuglianti. L'abbiamo trovata. Beh, trovata o no, è del tutto inutile contro Vorago. Che genere di creature? Non lo so. Ma le armi comuni non gli fanno niente. È invulnerabile. Che arma?
Un tubo sonico, ma è inutile, non serve neanche questo. Io devo fare qualcosa. Devo salvare mia moglie. Significherebbe uccidere Vorago, e c'è un solo modo per farlo, il fuoco di una stella fredda. Va bene. Ma dove trovo questo fuoco di una stella fredda? È stato via tutto il giorno. Ti è dispiaciuto stare da solo? Che cosa le importa? Io sono sua prigioniera. Chi comanda è lei? No, sei tu. L'universo si inchina alla tua volontà. Se questo è vero, se come dice sono io quella che comanda, allora mi lasci andare. C'è rimasto qualcosa di umano in lui? Vorago sta cambiando. I suoi poteri stanno diventando più forti. Ciò che c'è di umano in lui sta scomparendo. Che cosa vuol dire? Qualcos'altro ne sta prendendo il controllo. È telecinetico. Il suo corpo è identico a un parafulmine, attira energia. Sì, ma pensa e parla come un uomo. Era un uomo molto tempo fa. E anche un uomo intelligente, forte. Io lo ricordo. Lo odiavano per questo. Come ha fatto a diventare quello che è ora? Ha viaggiato al di là della scienza, nelle segrete vie del sapere. Quando un uomo entra nel regno del mistero, cammina da solo. E a volte è difficile tornare indietro. È ciò che sta cercando di fare ora. Per questo ha preso sua moglie. Sta soffrendo. Ma ormai è troppo tardi. Come mai lo conosci così bene? Vorago è mio fratello. Farà del male a mia moglie? L'uomo che conoscevo, mio fratello, ne sarebbe stato incapace. Ma quello che è diventato ora, non lo so. Che facciamo adesso? Aspettiamo. Credi che sia un mostro? No. Ma non so cosa lei sia. Non sono mai stato amato. Mai. Tu potresti amarmi. No. Non nel modo che vorrebbe. No, mai. Dice che vengono da un altro universo. Quello è il fuoco della stella fredda. Vai a prenderlo. Fa attenzione, Trace. Incidi la stella con la lama e prendine un pezzo. È piuttosto dura, ma non ne serve molto. Thank you.
Mi spiace di averla spaventata. Non mi hai spaventato. Messo in imbarazzo? Non voglio che tu mi veda chinato così come una bestia. Se ha ancora sete. Ecco. Non ti disgusto allora. Se solo potessi farle capire. Io amo mio marito e i miei figli. Ho bisogno di lui. Così come lei ha bisogno di quest'acqua. Perché non vuole lasciarmi andare? Perché morirei. Cosa vuol dire? Sento che mi sto trasformando in qualcosa che non voglio essere. Sto diventando sempre meno uomo e sempre di più una cosa destinata per sempre alla solitudine. Quando ti ho vista nella foresta è nata la speranza. Ho sentito l'amore. Ho capito che tu potevi salvarmi. Mi lasci andar via solo per un po'. Un giorno. Io tornerò. Glielo prometto. Se vede nel cuore di ogni cosa, guardi nel mio. Ho paura. Le sto dicendo la verità. Devo pensare. Ora che ancora posso. Punta di fuoco di stella, un'asta d'argento, del filo d'oro e le piume di un lumina. Se funziona, come mai non l'ha fatto prima? Perché ho ancora vivo il ricordo di com'era una volta. Se partiamo presto, saremo là prima dell'alba. Smette dormirà nel carro. No. Troppo rischio viaggiare di notte. Perché? Di giorno ci può vedere. Lui ci può vedere comunque, ma di notte siamo noi che non vedremo lui. Ricorda, noi abbiamo soltanto questa freccia. Ma perché fa tutto questo? Perché ci aiuta a uccidere suo fratello? Perché? Perché vedere voi. Vedere una famiglia. Mi ha fatto tornare in mente come eravamo. Io amo mio fratello. Per questo voglio por fine alle sue sofferenze. E il fuoco della stella è sufficiente? Riesco a leggerlo. Siamo andati nella foresta di Tel per abbattere il mostro Borago. Se non dovessimo tornare, chiunque trovasse questo scritto saprà che siamo morti. Aiken, il cacciatore.
Ho voluto che al risveglio provassi dei fiori. Sono bellissimi. Ho camminato nei boschi tutta la notte, cercando la risposta ad una domanda. Ma non ho saputo trovarla. Solo tu puoi. Proviamo. Può mentire la bellezza? La bellezza non saprei. Ma so invece che io non potrei mai mentirle. Trovi ancora molto difficile guardarmi? No. La vedo diversamente ora. Credo di vedere un poco del suo cuore. Ho deciso di lasciarti andare. Ti manderò dalla tua famiglia. Ma devi promettermi di tornare da me entro un giorno. Se è questo che devo fare per rivedere la mia famiglia, glielo prometto. Tu sei la mia unica speranza. Se non manterrai la tua parola, se non tornerai, io morirò. Tutto ciò che c'è di umano in me svanirà e io entrerò nell'inferno dei vivi. Metto la mia vita nelle tue mani. Provincia siete lei e suo fratello? Imar. Imar, è lì che dobbiamo andare. Non sarà facile. Ci sono innumerevoli zone proibite da attraversare. Da che parte è? Non sappiamo in che direzione andare. E neanche io. Dopo le guerre di unificazione le mappe sono contro la legge. Quando viveva Imar, ha mai sentito parlare di passaggi tra un mondo e un altro? A dirmi qualcosa? Perché me lo chiedi? Ci sono leggende riguardo. Ai marci sono uomini che hanno studiato quasi tutto sull'astrologia. Loro parlano di un passaggio tra due mondi. Il nostro mondo è un posto mitico che loro chiamano Terra. Vada pure avanti. Vorago apprese i segreti di questi astrologi e così un giorno penetrò in quello sconosciuto universo. Beh, dovunque sia andato, una parte di lui non è più tornata. Ma è tornato qualcos'altro, qualcosa di orribile. Da quel giorno cominciò un misterioso cambiamento. Diceva di essere arrivato al mondo Terra e di non avercela fatta. Chissà che voleva dire. Vorago aveva conosciuto il potere che desiderava da sempre e ciò lo rese pazzo. Cercò di impadronirsi di Mar e ci andò vicino, ma poi finì che lo bandirono. Ecco, ora sai com'è cominciato tutto quanto. E come sta per terminare. Già sappia che siamo qui. Un leone sa sempre quando qualcuno entra nella sua tana.
Vorago! Dove sarà? Là fuori. Di farti rivedere. Il tuo potere è finito, Vorago. Perché avete il fuoco della stella? Ma non vi basterà! La vostra freccia più veloce di questo? Voglio mia moglie. Mi ha mentito. Dove si trova? Lei era morto. La parte bestiale di me doveva morire. Le tue lacrime l'hanno uccisa. È stato il tuo gesto d'amore. Sulla Terra sarebbe stato definito un miracolo. Morendo, Vorago era rinato. Era entrato in un'altra dimensione, aveva conosciuto un luogo selvaggio e potente. Raccontò poco di questo, non voleva ricordare.